questo secondo appuntamento riguardante i plugin di serie all'interno di Studio One. Oggi ci occupiamo di Ampere XT, ossia un emulatore di amplificatori per chitarra e per basso. In questo momento ho inserito Ampere nel canale basso del basso e lo sto ascoltando. Vediamo come funziona. Qualora stessimo utilizzando una chitarra, bisognerà selezionare uno degli amplificatori divisi per timbriche, tipici appunto del setup per chitarristi, in questo caso Clean British, che ricorda appunto le timbriche Marshall, American Clean, che ricorda quelle del Fender, Vintage British per i Marshall, diciamo un po' più vintage, Vintage American, e via discorrendo, passando per le emulazioni un po' più vicine alle distorsioni moderne. Interessante poterlo applicare anche a sintetizzatori, ad esempio. Nel caso specifico rimaniamo sul basso, quindi Bass Amp. Con Legacy Amp abbiamo la possibilità di utilizzare quello delle versioni precedenti di Studio One. Qui a destra troviamo le casse che possiamo associare al nostro amplificatore, quindi testata finale, cassa 2x10, 8x10. Nel nostro caso 8x10. Suono scuro, togliamo un po' di drive, andiamo un po' di alte, togliamo anche un po' di bassi per arrivare a un po' di booming. Sotto troviamo la sezione riguardante i pedali da assegnare alla nostra testata. Possiamo ad esempio dare un po' di drive valvolare, che non è nel caso di questo brano, ma nei brani rock diventa più interessante. Diamone un pochino. L'equalizzatore, i pedali si accendono tramite questa funzione. Un po' di chorus, effetti di pan, interessante come dicevo anche all'interno di sintetizzatori. Poi c'è il tremolo, il delay e il riverbero. Abbiamo poi una sezione di edit mic, dove possiamo appunto scegliere le distanze dalla cassa dei vari microfoni emulati, il mix, quindi tra mic A e mic B, quindi se vogliamo più o meno il mic A o il B, e il body, che cambia le dimensioni della cassa. Spero vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo appuntamento, continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e su Music Off. Ciao a tutti!